Buongiorno Giulianova, Operazione Verità torna ad occuparsi della gara per l'affidamento della gestione dei rifiuti nella nostra città. Ricorderete che a fine luglio io posi dei quesiti in nome e per conto dei cittadini sulla regolarità o meno dell'affidamento di questo servizio. Ad oggi, dopo 3 mesi e mezzo, Sindaco e assessore di Candido non si sono ancora peritati di fornire risposte che i cittadini aspettano. In compenso ho ricevuto una querela per diffamazione dal signor Ercole Diodoro, legale rappresentante della Diodoro Ecologia che gestisce questi servizi. Io intanto ho grande rispetto per la magistratura e quindi non entrerò nel merito di questa querela e aspetto che la Procura di Teramo istruisca questa querela. Osservo solo che nella mia vicenda politica ho ricevuto altre due querele prima di questa. Una ricordo nel novembre del 2011 dal signor Achille Di Rocco, che riteneva come il mio agire fosse discriminatorio nei suoi confronti perché avevo firmato un'ordinanza di sfratto dall'alloggio comunale dove egli viveva perché non aveva più i requisiti. Quella fu una delle 18 ordinanze che appunto consentirono di recuperare gli alloggi e di darli alle famiglie più bisognose. La seconda fu una ordinanza che firmai il 1° aprile del 2012 che consentì a Giulianova di salvarsi sul campo perché riaprì lo stadio Fadini che altrimenti sarebbe rimasto chiuso e avrebbe determinato la sconfitta 0-3 a tavolino contro il Vigor Lamezia. Il Giulianova si salvò e restò in Serie C. In entrambe quelle occasioni la magistratura teramana ritenne che non c'era stata nessuna violazione di legge da parte del sottoscritto, che anche in questo caso ha agito solo in base all'articolo 21 della Costituzione, senza travalicare nessun limite, senza offendere mai nessuno, assolutamente. C'è un problema però. Ad oggi l'amministrazione comunale che dovrebbe dare risposte ai cittadini, ad oltre 3 mesi e mezzo non ci ha ancora spiegato se il sistema di tracciamento dei rifiuti che è alla base di tutta questa vicenda sia operativo a Giulianova e se la ditta che gestisce questo servizio all'epoca aveva la titolarità di questo sistema. Sono tutte domande che attendono risposte. Spero che sindaco e assessore di Candido abbiano come dire, il buon cuore di spiegare ai cittadini se i 5 milioni di euro che paghiamo ogni anno attraverso la Tari per questo servizio sono ben investiti oppure se ci sono dei problemi. Perché se non c'è la tracciabilità dei rifiuti, cari giugliesi, poi il problema è serio, perché non viene espletato al meglio il servizio gestione rifiuti che era la base della gara espletata. Attendiamo le risposte fiduciosi. Buona giornata a tutti.